Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Non è stato ancora sufficientemente indagato quale sia stato l'effetto prodotto su Ficino dal suo incontro, improntato da timore reverenziale, con gli Ermetica, considerati espressione della prescatologia, la fonte originaria di illuminazione proveniente dalla mense divina e che avrebbe in seguito spinto Ficino stesso a studiare il nucleo originario del platonismo, interpretandolo come un'agnosi derivata dalla sapienza egiziana. I contemporanei condivisero la valutazione ficiniana dell'importanza estrema degli scritti ermetici, poiché il Pimandar ebbe un'immensa diffusione. Ne esiste un numero grandissimo di manoscritti, superiore a quello di qualsiasi altra opera di Ficino. Esso venne stampato per la prima volta nel 1471 e conobbe 16 edizioni successive fino alla fine del XVI secolo, senza contare quelle in cui esso appare insieme alle altre opere. Una traduzione italiana, dovuta a Tommaso Benci, fu stampata a Firenze nel 1548. Nel 1505, Lefebvre d'Étaples raccolse in un solo volume il Pimandar Ficiniano e la traduzione dell'Asclepius dello Pseudo-Apuleio. La bibliografia delle edizioni, traduzioni, raccolte e commenti di scritti ermetici nel XVI secolo è lunga e complicata e testimonia il profondo ed entusiastico interesse sollevato da Ermete Trismegisto nel corso di tutto il Rinascimento. Dopo che la Chiesa medievale ebbe messo al bando la magia, questa fu costretta ad una vita latomica, e il mago a praticare in segreto la sua arte aburrita. Poteva darsi che anche la gente rispettabile ricorresse a lui furtivamente e che lì fosse molto temuto. Tuttavia, non veniva certo ammirato pubblicamente come filosofo religioso. Invece, la magia rinascimentale, riformata, dotta e che rifiutava in ogni occasione qualsiasi rapporto con la vecchia magia ignorante, diabolica o nera, costituiva non di rado un accessorio del reputato filosofo rinascimentale. Indubbiamente, questa nuova posizione della magia fu dovuta soprattutto al grande afflusso di letteratura di provenienza bizantina, in prevalenza risalente ai primi secoli d.C., allorché le filosofie dominanti recavano tutte tracce di occultismo. Il dotto e assiduo lettore di autori come Giamblico, Porfirio o anche Plotino non poteva più considerare la magia una materia per gente ignorante o inferiore. Anche la genealogia di antichi sapienti, che Ficino tanto fece per propagare, favoriva a sua volta una rinascita della magia, in quanto molti dei prisci teologi furono prisci magi e la letteratura su cui essi fondavano le loro asserzioni risaliva realmente all'occultismo dei primi secoli d.C. All'antichissimo Zoroastro, che talvolta sostituisce Ermete al primo posto nella catena della sapienza, venivano attribuiti gli oracoli caldaici, che non erano, come si supponeva, documenti di una lontanissima antichità, ma del II secolo d.C.
la magia incantatoria, il cui insegnamento veniva fatto risalire ad Orfeo, secondo nella catena dei Prisci teologi, si basava in realtà sugli inni orfici, la maggior parte dei quali risalgono al secondo o terzo secolo d.C. Perciò Ermete Trismegisto non era il solo teologo o mago dell'antichità, la cui sacra letteratura venisse erroneamente datata. Ciò nonostante, è probabile che Ermete Trismegisto sia la più importante figura nel processo di rinascita della magia durante il Rinascimento. L'Egitto veniva tradizionalmente associato alle forme più oscure e forti di magia. Invece ora venivano alla luce gli scritti di un sacerdote egiziano di straordinaria pietà, a conferma dell'alta opinione che il padre della Chiesa, Lattanzio, aveva espresso su quest'uomo che gli scrittori più autorevoli consideravano la fonte di Platone. Quasi certamente fu la scoperta del Corpus Hermeticum che dimostrava la pietà di Ermete e lo poneva in così stretto rapporto con la filosofia platonica dominante a riabilitare il suo Asclepius, condannato da Agostino per i suoi elementi di maligna magia demoniaca. La posizione straordinariamente alta assegnata ad Ermete Trismegisto in questa nuova età portò alla riabilitazione dell'Egitto e della sua sapienza, e quindi della magia con cui quella sapienza era associata.